è il primo film, una regia, una coregia, appunto mia e di Riccardo Spinotti, e è un film particolare, un film che va a raccontare quello che è un po' l'inconscio, diciamo, maschile, un'esplorazione dell'inconscio maschile. La storia è una storia molto semplice, la storia di questo giovane fotografo a Los Angeles che perde un suo caro amico e anche appunto la sua fidanzata sparisce, lui intraprende, inizia questo viaggio alla ricerca e da lì appunto accadono cose strane, si va in altri mondi. Tutto questo è raccontato dal punto di vista del suo inconscio, quindi un flashback, flash forward, un film sulla dualità, sul bene e il male, luce e oscurità, l'amore, la fine dell'amore. Questo progetto è nato da molti copioni che sono falliti, è nato da un sorprendersi sul fare una storia che ci teneva incuriositi e niente, ma comunque noi è da sempre che vogliamo fare una storia d'amore sull'incontro di amanti che sono terrificati dal perdersi per sempre. Quindi per qualche motivo inspiegabile tutto è accaduto e ne siamo grati. Da amanti e ossessionati del cinema e dell'immagine, ovviamente cinema europeo, cinema francese, Nouvelle Vague, cinema italiano, Fellini, Antonioni, tutti questi grandi artisti, e poi anche cinema americano, insomma, da Paul Thomas Anderson a David Lynch, Terrence Malick, troppi. Troppi. Tra David Lynch, Terrence Malick, The Shining di Stanley Kubrick, Enemy di Denis Villeneuve, anche Blue Valentine di Derek Cianfrance, e insomma penso sia necessario essere sinceri con chi ispira. Quindi. Ciao Torino Film Festival, grazie per averci accolto con così tanto calore e amore, grazie. Ciao Torino, buonasera Film Festival, grazie di tutto, grazie.